Buon pomeriggio Rossini TV, in questa calda e meravigliosa giornata primaverile io oggi ho la fortuna di trovarmi in una delle aree naturali più bella delle Marche, la Riviera del San Bartolo. Sono a Fiorenzuola di Focara e come potete vedere alle mie spalle il campanile di Sant'Andrea e sono qui per la seconda edizione di We Nature. Dopo il successo della prima edizione torna questo format tutto dedicato all'ambiente, al clima, alla natura e alle esperienze outdoor, quindi si avrà la possibilità non solo di parlare di natura ma di viverla appieno a 360 gradi attraverso laboratori, escursioni, percorsi bike, bird watching e tanto altro ancora. Vorrei ricordare tra l'altro che oggi Fiorenzuola di Focara riceverà un premio molto importante, la bandiera come borgo ospite dei borghi più belli d'Italia. E allora seguiteci con le telecamere di Rossini TV e lasciamo che oggi a parlare sia lei la protagonista indiscussa di questa giornata, la natura. Seconda edizione di We Nature, tanti laboratori per i bambini, sono con Silvia. Silvia, raccontaci che cosa state facendo. Ciao a tutti, stiamo imparando a conoscere le piante, andiamo per il bosco, per i sentieri, catturiamo le foglie in maniera del tutto eccezionale, le raccogliamo perché sappiamo tutti che sono protette, non vanno toccate, bisogna rispettarle. Però dovendo diciamo conoscerle realizziamo un erbario, quindi un qualche cosa di scientifico che rimarrà appunto ai bambini e lo conserveranno arricchendolo di giorno in giorno con ogni pagina una pianta nuova. Andiamo a scrivere come si chiamano le piante, come hanno le foglie, se sono semplici, se sono composte e così ci avviciniamo piano piano anche a livello così didattico alla natura e alle nostre piante del parco. Vedo questi bambini molto interessati e molto attenti, com'è stata la loro partecipazione in questi giorni? Guarda, non c'è bisogno di dirlo, basta guardare alle mie spalle, sono attentissimi, bravissimi, diligentissimi e quindi sicuramente dai, una buonissima partecipazione da parte loro. Signora, che cosa ne pensa di questo bellissimo evento e soprattutto del bellissimo borgo di Fiorenzuola di Focara? Essendo nata a Pesaro lo amo particolarmente e ho portato delle mie amiche francesi proprio a farlo conoscere. Cosa avete fatto oggi di bello in questa bellissima giornata di primavera? Abbiamo iniziato dalla spiaggia dove ci siamo soffermate a pranzare. Poi io ho suggerito, visto la bellissima giornata, di venire in questo bel paese proprio per ammirare il panorama che con una giornata così limpida si vede meraviglioso, non è sempre così purtroppo e quindi è stata una felice idea. Professoressa Nicoletta Bedossi, paleontologa, un altro motivo per visitare ovviamente Fiorenzuola di Focara è il museo paleontologico. Che cosa possiamo trovare all'interno, professoressa? Dunque, all'interno di questo piccolo ma prezioso museo possiamo rinvenire una libellula che è unica al mondo in quanto è un nuovo genere, una nuova specie. Si chiama Itiolesse stroppai da Gabriele Stroppa che l'ha rinvenuta. E quindi qualsiasi studioso che volesse studiarla deve recarsi in questo museo per poterla vedere. E l'altra importanza è dovuta alla presenza di un pesciolino piccolo della lunghezza di circa 5-6 cm che ci testimonia col suo gigantismo osso eccezionale il dissecamento del Mediterraneo quasi completo che è avvenuto 5,5 milioni di anni fa circa.
Di recente, esattamente pochi giorni fa, per il ponte del 25 aprile, addirittura sono venuti degli paleobotanici, quindi degli studiosi da Stoccolma, dall'Università di Torino e da altre zone, per approfondire lo studio delle nostre foglie e dei nostri semi che hanno una conservazione eccezionale, che loro stessi hanno definito, con un estratto che ci hanno lasciato, unici al mondo. Proprio perché allora la fossilizzazione è avvenuta in maniera tale da conservare addirittura visibile la nervatura delle ali, la colorazione delle foglie che è veramente eccezionale, per cui loro hanno detto che di tanti giacimenti che hanno studiato nel mondo qui hanno potuto veramente riscontrare questa eccezionalità. Com'è stata l'affluenza al museo in questi giorni grazie ovviamente al programma We Nature? E abbiamo avuto sia molte prenotazioni sia molte persone che sono arrivate anche senza, e l'età diciamo di tutti i tipi, nel senso che abbiamo avuto bambini molto interessati, quindi famiglie, turisti, naturalisti e anche persone diciamo non addette ai lavori che comunque si sono incuriosite per la ricchezza di questi fossili, anche delle specie, perché abbiamo sia gli insetti conservati, sia le foglie, semi, sia i pesci di mare aperto, di laguna, e quindi è veramente un giacimento molto importante questo del Monte Castellaro di Pesaro qui nel Colle San Bartolo, che tra l'altro è già stato studiato a livello internazionale, e il primo pesarese che ne riportò notizia fu Passeri, lo scienziato, che nel 1775 parlò delle ittiopietre, quindi dei pesci presenti nelle pietre fossilizzati, e anche delle filliti, che sono le foglie fossili. We Nature, che cosa pensate di questo evento? Una cosa molto positiva, soprattutto perché è un bellissimo paese, quindi la gente lo può scoprire. Che cosa avete fatto di bello oggi? Ah, siamo stati al mare, facciamo un giretto, noi siamo degli abitanti di Fiorenzuola, tutte le domeniche veniamo qua, prendiamo un caffè, facciamo un giro. Che cosa vi piace allora di Fiorenzuola? La tranquillità, l'atmosfera che c'è, lo scorcio, il panorama che è fantastico, poi volendo si va giù anche al mare, che consiglio di farlo veramente, anche se è un po' faticoso, però vale la pena farlo. È come andare nel mare nell'Ottocento, non adesso, perché non c'è niente, è uno spettacolo. Accanto a me Livio Scattolini, certificatore dei borghi più belli d'Italia. Livio, un compito molto importante. Ma più che importante, è entusiasmante, è bellissimo, perché mi dà la possibilità di conoscere le meraviglie che ci sono in Italia, nei piccoli borghi o nelle piccole frazioni dei grandi borghi, come è il caso di Fiorenzuola, e quindi è una cosa importantissima, soprattutto perché va nella promozione di queste bellezze che magari sono non molto conosciute perché sono fuori dai canali tradizionali, ma che non per questo non meritano di essere visti. E allora Livio, che cosa ne pensa di Fiorenzuola, di Fiocare e della bellissima riviera del San Bartolo? Molto bella, mi ha colpito, non la conoscevo, lo ammetto, anche se io sono in un comune, il primo comune della provincia di Ancona, quindi non sono molto lontano, però in effetti non lo conoscevo. E mi ha colpito, mi ha meravigliato, ma soprattutto mi ha colpito nella valutazione, quando l'ho fatta qualche mese fa con gli amministratori e i responsabili qui del posto, l'entusiasmo che hanno, la volontà di lavorare per migliorare sempre di più, e ci sono ancora, poi magari dopo lo diremo, alcune cose da migliorare ci sono, perché non esiste il borgo perfetto, non esiste. Non mi chiedete se c'è il borgo più bello d'Italia, perché non esiste, ognuno è bello se rappresenta qualcosa di meraviglioso del contesto in cui appartiene.
Primi, presidente dei borghi più belli d'Italia. Fiorello, quali sono i requisiti fondamentali, essenziali per far sì che poi un borgo diventa il più bello d'Italia? Diventa uno dei più belli d'Italia. Beh, intanto la nostra scheda di valutazione comprende ben 72 parametri, quindi ecco, sarebbe troppo lungo, però è divisa in 4 blocchi fondamentalmente. Una che riguarda la bellezza estetica, naturalmente, essendo uno dei borghi deve essere bello alla vista, quindi deve essere tenuto bene, le facciate curate, i monumenti, le strade, l'arredo urbano e quant'altro. Poi ci sono i servizi per i residenti, quindi se ci sono negozi, attività, scuole, associazionismo, il medico di base, insomma, tutto quello che serve per vivere meglio possibile all'interno di un borgo, l'accessibilità, quindi tutta una serie di elementi che vanno valutati. Il terzo blocco sono i servizi per i turisti, quindi il sistema di accoglienza, di ospitalità, la segnaletica, la cartellonistica, il punto di informazione, che tipo di turismo viene implementato. C'è importante, ci abbiamo messo ultimamente anche gli incentivi per i giovani per andare ad abitare nel borgo, quindi il discorso degli affitti, il discorso del sostegno alle attività. L'ultimo blocco, che l'abbiamo aggiunto da qualche anno, è la tutela del paesaggio e dell'ambiente circostante il borgo. Quindi chiaramente è molto complicato essere ammessi all'interno dei borghi belli d'Italia, perché sono una serie di parametri molto stringenti e che non tutti hanno, purtroppo. Oggi parliamo anche di We Nature. Che cosa pensa di questo format tutto dedicato alla natura? Beh, credo che la natura oggi sia uno degli elementi che noi stiamo bistrattando di più. Quindi occuparsi della natura significa fondamentalmente occuparsi di noi stessi. Cioè questa questione che ormai non è una favoletta, chiaramente, dei cambiamenti climatici, ma dei cambiamenti anche degli stili di vita che stanno diventando sempre più, opprimono la nostra vita tutti i giorni, anche questa informazione continua che ci arriva di tante cose diverse. Io credo che dobbiamo riprendere un po' un contatto più diretto con la natura che ci circonda e soprattutto il rispetto nei confronti della natura. E questo è uno anche degli elementi che abbiamo inserito, appunto la tutela del paesaggio, dell'ambiente e il consumo di suolo, che abbiamo voluto inserire nella valutazione dei borghi belli d'Italia insieme alla qualità della vita dei residenti, che fanno tutt'uno appunto per rispettare la natura in modo che possiamo rispettare noi stessi. Presidente dei borghi più belli d'Italia per le Marche, sì. E quindi, dato che è un grande conoscitore delle Marche, che cosa ne pensa di Fiorenzuola, di Focara? Allora, innanzitutto Fiorenzuola ci fa balzare al primo posto della classifica tra le regioni con più borghi, quindi insieme all'Umbria arriviamo a 30. E poi è un posto straordinario, una vista magnifica, e penso che racchiuda proprio gli archetipi del borgo marchigiano, quindi arroccato, su una collina, a guardia del mare, a guardia della vallata, no? Perché noi, come sapete, abbiamo tutte queste vallate che decadono al mare, e quindi ecco, penso che sia proprio. Poi qui di fronte c'è anche un altro borgo molto importante, che è Gradara, no? Quindi ecco, in questa zona si concentrano diversi borghi, e devo dire che sono appena arrivato, qui il paesaggio è straordinario. Che cosa vuol dire per un borgo così piccolo come quello di Fiorenzuola ricevere un importante riconoscimento come quello di oggi? Ma, diciamo, innanzitutto c'è un orgoglio, immagino, soprattutto per gli abitanti, e c'è un effetto prima di tutto interno, nel senso che io ho visto che gli abitanti, poi, una volta che viene dato questo riconoscimento, hanno un orgoglio anche poi nel restaurare, magari, oppure mettere qualche fiore in più. Quindi rendere ancora più bello il proprio comune. Quindi ecco, l'orgoglio che viene da questo riconoscimento in primis è interno, e poi entra nella nostra grande rete, che permette una visibilità straordinaria sia a livello nazionale che internazionale. Chi entra nei borghi più belli d'Italia, lo ricordo, entra nella federazione delle villages più beaux de la terre, quindi insieme alla federazione francese, a quella giapponese, a quella canadese, quindi ecco, quella spagnola. Per cui ecco, Fiorenzuola oggi entra veramente in un circuito straordinario, e le Marche sono tra le regioni, non perché a mia guida, ma grazie anche a chi sta con me e agli amministratori
veramente una regione con una rete veramente forte. Daniele Vimini, vice sindaco di Pesaro e assessore alla bellezza. Daniele, oggi doppio appuntamento direi, seconda edizione di WeNature e importante riconoscimento per Fiolenzuola. Sì, WeNature intanto è stato un successo in questa seconda edizione, anche ampliata a 3 giorni con anche una base su Pesaro del venerdì, ed è stato veramente un vivere il parco come lo intendiamo, in maniera qualificata, sostenibile, consapevole rispetto all'ambiente, e che ha portato veramente tante persone da tutta Italia ad approfondire tutti i temi che un parco del genere può rilanciare. Detto questo, abbiamo pensato di fare coincidere anche un evento per noi molto importante come la consegna dell'attestato di Borgo Ospite dei Borghi più belli d'Italia, che è un riconoscimento che spetta, diciamo, a un comune sopra i 15.000 abitanti per ogni regione massimo, e quindi poterselo assegnare per le Marche è anche un onore e una responsabilità in un luogo, diciamo, la cui bellezza parla da sé, ma che, diciamo, si è saputo negli anni valorizzare anche qui in maniera sempre sostenibile. È un piacere avere con noi oggi i livelli nazionali e regionali dell'Organizzazione dei Borghi più belli d'Italia, che è una macchina molto importante che di promozione a livello nazionale e internazionale, e anche gli altri sindaci dei borghi più belli d'Italia e delle Marche, che non dimentichiamolo è la seconda regione più rappresentata all'interno dell'Organizzazione dei Borghi, quindi insomma una responsabilità importante. La gioia di avere con noi anche il Tempio Pausania, qui ci lega un percorso parallelo che ieri ha celebrato come sindaco Ricci in Sardegna l'entrata a loro volta, in questo caso come borgo permanente, essendo sotto i 15.000 abitanti tra i borghi più belli d'Italia, e quindi c'è una rete che diventa sempre più forte, come tutte le idee che abbiamo di network, non solamente accennati o sulla carta, ma che diventa invece occasione di incontro e di programmazione condivisa e reale. Daniele, quanto è importante potenziare la fruizione di questo parco con eventi di questo tipo? È importante nell'equilibrio, non abbiamo bisogno di un'eccessiva antropizzazione del Parco San Bartolo, anzi il Parco San Bartolo è anche fin troppo abitato da un certo punto di vista, ma abitato in maniera responsabile. Abbiamo bisogno di alzare la qualità e della frequentazione, e soprattutto di renderlo sempre più un marchio riconoscibile della Regione Marche, della provincia di Pesaro Urbino e della città di Pesaro. Molto spesso viene confuso con la Romagna, anche per una capacità di marketing strategico maggiore da parte della Romagna. Siamo felici che turisti dalla Romagna o che passano per Romagna vengano a visitare e vivere il parco, però vorremmo anche che si percepisse sempre di più come un punto di forza dell'offerta turistica e culturale della Regione Marche e della provincia e della città di Pesaro. Accanto a me Franco Cernigliaro, CEO di Swarovski Optic, che è stato un partner, diciamo, fondamentale per questa seconda edizione di WeNature. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera anche a voi. Come ha collaborato per questo evento? L'idea è, devo dire la verità, è partita un po' da noi, dall'osservare tante esperienze passate, dall'aver imparato da tante situazioni precedenti a questa di WeNature. E WeNature raccoglie veramente le idee e i casi i migliori casi che abbiamo avuto in Italia di attività di questo genere, perché riesce a mettere insieme una vocazione veramente per la sostenibilità a tutto tondo. Sostenibilità che in questo caso non vuol dire soltanto rispetto della natura, ma vuol dire anche rispetto dell'uomo, delle attività umane che devono essere svolte giornalmente, ma ovviamente con un occhio alla tutela e salvaguardia della natura, per cui è una manifestazione che si distingue dalle altre perché è sostenibile nell'anima e non soltanto perché fa un evento che parla di sostenibilità. Questa è la più grossa differenza che ho notato tra WeNature e magari qualche altra ottima manifestazione nella quale abbiamo
anche avuto modo di partecipare e Vinature segna davvero un nuovo corso. Com'è stato il bilancio di queste tre giornate? Superiore a quello delle prime tre giornate dell'anno scorso, per quanto ci riguarda molto più passaggio presso il nostro stand, ma soprattutto anche un interesse qualitativo superiore. E le persone incominciano a conoscerci davvero. All'inizio non sapevano neanche che facevamo binocoli, perché pensavano che Swarovski trattasse soltanto bellissimi oggetti preziosi, ed inoltre le persone incominciano a capire anche qual è il nostro impegno nei confronti della natura, che non ha soltanto un interesse aziendale, anzi quello è veramente messo in secondo piano, ma abbiamo veramente la natura, la sostenibilità, l'ambiente nel nostro codice genetico, per cui lo facciamo proprio per passione, perché Swarovski è nata con la passione per la natura quasi 80 anni fa. Quindi sicuramente possiamo parlare anche di edizioni future. Io mi sentirei di sbilanciarmi anche in questo senso, penso che se lo sentano anche il comune e il parco, che con i quali abbiamo, senza i quali non avremmo mai potuto realizzare una cosa di questo genere. E devo dire la verità, è un'attività che sta crescendo in maniera esponenziale, perché non ho i calcoli esatti delle persone che sono state presenti, però non è difficile vedere a occhio nudo che ce ne sono state molte più dell'anno scorso, e quindi ci auguriamo di continuare su questa strada. Anzi, visto che Pesaro sarà città della cultura 2024, anzi, come piace dire al sindaco, e Pesaro è già anche oggi città della cultura 2024, speriamo di riuscire a realizzare anche qualcosa di ancora più grande e più esteso. Ci impegneremo sicuramente in questo senso. Ovviamente abbiamo parlato non solo di sostenibilità ma anche di inclusività con un progetto nuovo, la carrozzina 4x4 off-road, per permetterle di fare bird watching anche persone con disabilità. Esattamente, guarda, ha fatto bene a ricordarlo, perché sostenibilità, come le dicevo, non vuol dire soltanto crescita rispettando la natura, ma vuol dire anche in senso lato attenzione per la qualità della vita in generale, no? E questo concetto esteso ci porta doverosamente a stare molto ad avere una particolare cura e attenzione per chi ha una mobilità ovviamente più limitata, e quindi ci è sembrato naturale associarci con Zoom, che ha costruito un oggetto straordinario che permette di andare in fuoristrada anche per le persone disabili. Sulla Zoom abbiamo montato un binocolo, in modo tale che, così come in altre parti d'Europa, come per esempio in Svezia dove è stata prodotta, anche i disabili possano fare tranquillamente bird watching come tutti. Ok, siamo di nuovo con Swarovski Optic, questa volta accanto a me Pasquale Alfieri, che si occupa di comunicazione all'interno del gruppo, e con Pasquale andiamo a vedere questa attività di bird watching. Come si fa? Con che tipo di binocolo? Bird watching sarebbe inesistente senza un binocolo. Osservare da lontano degli uccelli sarebbe veramente impossibile. Il binocolo è lo strumento ideale per far questo, ma soprattutto per scoprirne tutti i dettagli, scoprire le particolarità del loro volo, delle loro ali. E l'altra questione utile per utilizzare il binocolo è quella nell'attività di biowatching, perché non solo il bird, quindi gli uccelli, ma anche il biowatching, che significa tutta la fauna selvatica, scoprire tutti gli animali. E mettendo il binocolo anche al contrario si può fare anche micro osservazione, quindi il binocolo è uno strumento a tutto tondo.
Si sta per concludere questo speciale televisivo e questa bellissima giornata che abbiamo trascorso insieme qui a Fiorenzuola di Focara. E più in generale oggi si conclude la seconda edizione di We Nature, questo format che abbiamo già visto in apertura trattare dei temi molto importanti, quale la natura, il clima, l'ambiente, la sostenibilità e l'inclusività. Ringraziamo ovviamente il comune di Pesaro, la Riviera del San Bartolo e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione della seconda edizione di We Nature, con l'augurio che ci siano altre edizioni future. Un saluto da Roberta, da Rossini TV, alla prossima.